Salve a tutti ragazzi, salve a tutti, si ritorna sul tubo. Icardi che non rinnova, Higuain che va al Chelsea, addirittura adesso ho sentito Allegri che andrà sulla panchina del Real Madrid l'anno prossimo. La terza, Allegri al Real Madrid, secondo me è una stracazzata enorme, secondo me, poi non lo so. Allora, vabbè, Icardi, cosa ne penso di Icardi che non rinnova? Allora, io, vabbè, penso che... Ma ok, prende molto meno di Dybala e di Higuain. Ronaldo, vabbè, Ronaldo è un caso a parte. Però, non lo so, io dico che secondo me, addirittura anche della multa, stavo dimenticando, addirittura della multa di Icardi che ha preso per il ritardo agli allenamenti, se ho sentito bene, non mi sono informato molto. Allora, io penso, allora, sul fatto del mancato rinnovo, ma non lo so, boh. Sinceramente, io sul fatto, io, boh, se lo vedo dal fatto che magari Higuain e Dybala prendono molto di più. Allora, Dybala, vabbè, con la Juve ha vinto gli scudetti ed è arrivato in finale di Champions. Higuain, vabbè, con la Juve ha vinto gli scudetti. Col Milan quest'anno è messo in classifica come messo. Però, vabbè, con la Juve Higuain ha vinto lo scudetto. E giustamente il Milan ha dovuto dargli quei soldi là, perché giustamente se il Milan gli dava di meno che di quello che prendeva la Juve, giustamente Higuain. Giustamente il dio denaro a Higuain giustamente dice no, a sto punto rimango alla Juve anche se c'è Ronaldo che prende gli stessi soldi. È il dio denaro. Oppure magari non andava al Milan. Penso io, e poi non so questo. Poi vabbè, sul fatto di Wanda, sul fatto di Wanda, di cazzo di Luci, sul fatto invece della società che si impunta a non voler rinnovare, a non voler alzare l'ingaggio. Mi piace questa cosa qua, mi piace questa cosa qua di darle multe a chi non rispetta le regole. Mi piace questa cosa qua di una società che è dura, di una società dura, di una società che dice comando io e scelgo io. Mi piace questa cosa, quello. Allora, voi sapete cosa penso di Icardi? Sapete che io... Sapete benissimo che per me Icardi è un ottimo giocatore. Sapete benissimo che... Sapete benissimo che... Vabbè, quello che penso di Icardi. Sapete benissimo che... Non lo reputo a livello di Cristiano Ronaldo. Esempio, come a livello di Messi, così non lo reputo a livello di che ne so io, un attaccante scarso di Paloschi. Ovvio, non è massimo rispetto per Paloschi, non è a livello di Paloschi, ma non è neanche a livello di Cristiano Ronaldo. Questo quello che volevo dirvi, quello che vedo io. Poi vabbè, i fatti stanno dalla loro parte, i gol li fa, è quello. Poi vabbè, ci siamo guardati io e un mio collega, anche lui interista, oggi al lavoro, alla pausa, parlando, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, beh, però, Icardi, se lo vendi, Piontek. Ma Piontek, ci siamo guardati Piontek. Se arriva Piontek al posto di Icardi, abbiamo immaginato io e lui fantamercato, come fantacalcio fantamercato, non si sa proprio, ipotesi delle ipotesi, però Piontek, pensierino su Piontek, che è uno forte, pensierino su Piontek, perché no, ci siamo guardati, ipotesi delle ipotesi. Quello. Oppure vabbè, anche magari non so, Modric che vuole, si dice tanto che vuole venire da noi. Vabbè,
per Icardi, anche se molto più vecchio, quello. Fin della fiera i giocatori vanno e vengono, la maglia resta. Allora, io sinceramente, a me, sinceramente, sì, se proprio devo, se fosse per me, se proprio devo sacrificare qualcuno, Perisic, perché a sto punto, cioè, io Perisic, io non dimentico le grandi prestazioni di Perisic, io so Perisic al 100%, so com'è, come so com'è Nainggolan al 100%, quindi non sono come certi interisti coglioni, io li chiamo interisti coglioni, che un giocatore fa una partita di merda, uno stronzo che non è attaccato alla maglia, un giocatore fa, che ne so, ti fa un gol col cazzo, ti fa un gol col cazzo, gli rimbalza la palla sul cazzo e fa gol, è il giocatore più forte del mondo. Purtroppo molti interisti ragionano così, anzi molti tifosi italiani ragionano così. Io vabbè, io non ragiono così, io non dimentico quando un giocatore è al 100% e non dimentico quando un giocatore gioca di merda, va bene. Quindi secondo me, stavo dicendo, quindi non so, secondo me io sacrificherei Perisic. Poi io spero con tutto il cuore, mi rode il culo se va via Skriniar. Brozovic, a me Brozovic, io, beh, Brozovic mi piace, io se anche nei momenti peggiori ho sempre difeso Brozovic, nonostante, lo ripeto per l'ennesima volta, nonostante anch'io ero nella partita contro il Bologna, ero allo stadio e ho fischiato anch'io Brozovic, anzi io ho gridato contro, ma io ho sempre difeso Brozovic. Però vabbè, Brozovic o Perisic, vabbè, me ne farei una ragione. Icardi, sapete come la penso di Icardi, per me è forte, ma non mi piace sopravvalutarlo come molti tifosi. E non mi piace neanche sottovalutarlo come molti altri tifosi, perché ma non c'è mai una via di mezzo su Icardi. O è un cesso di giocatore, o è un fenomeno. Non c'è mai una via di mezzo su Icardi. Purtroppo un giudizio giusto su Icardi non lo sapremo mai. Non lo vedremo, non vedremo mai un tifoso interista dare un giudizio giusto su Icardi. O è il fenomeno dei fenomeni o è il cesso dei cessi. Quello. Quindi, allora, io sacrificherei Perisic o Brozovic. Icardi, se arriva la super offerta, dato che Vanda dice che molte squadre europee lo cercano così, o Icardi per la super offerta, Skriniar no. Skriniar non si tocca, Milan non si tocca, il Milan sì, vaffanculo il Milan, Skriniar non si tocca. Ragazzi, allora, cosa penso? Penso che Icardi, chi se ne frega, grazie Maurito, ma se può andar via, se vuole andar via, se vuole andar via, prego, chi non vuole giocare per i nostri colori, questo vale per Skriniar. Skriniar mi roderebbe il culo. Per Skriniar, perché io adoro Skriniar, io amo Skriniar, quello. Perisic e Brozovic, se c'ho per Icardi c'ho anche Perisic e Brozovic, questo. E Higuain, spreco un po' di parole per il Pipita. Higuain, purtroppo il Milan, purtroppo, sì vabbè, mi dispiace perché io vabbè non sono cresciuto, cioè io da interista non, con un padre simpatizzante del Milan che, vabbè, mi voleva trasmettere la passione rossonera, ma non è riuscito. Io quando avevo 8 anni, 7-8 anni, c'era Ronaldo, c'era Ronaldo il fenomeno all'Inter. Come adesso i bambini di 7-8 anni vedono Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve, io a 7-8 anni vedevo Ronaldo con la nostra maglia che alzava il pallone d'oro. Quello. Quindi per questo ho scelto questa squadra, perché c'era il fenomeno. Io amo il fenomeno, io il fenomeno lo metto davanti a tutti. So benissimo che magari Maradona ha qualcosa in più, Maradona e Pelé hanno qualcosa in più, ma per me è il fenomeno, il fenomeno. Per me il fenomeno è solo uno. Per me è il fenomeno è solo uno. Questo, vabbè, chiusa parentesi. Chiusa parentesi, vabbè, Higuain, ma io vabbè, si sa che il Milan in questo momento, dispiace vederlo in queste condizioni perché vabbè, sono cresciuto vabbè con il Milan che alzava la Champions a Manchester contro i Gobbi e lì ho visto una, e lì è stata una delle più belle, secondo me una delle più belle finali perse della Juve, quello, anche se questi ultimi ci hanno fatto godere di più.
E poi vabbè, ho visto vabbè, un Milan con un centrocampo pauroso, Gattuso, Seedorf, Pirlo, questi qua. Io ho visto un grande Milan da sportivo, e allora mi dispiace vedere il Milan in queste condizioni. Però giustamente un giocatore a livello di Higuain, ma non lo so. Quello, un conto, vabbè, Icardi, magari ti metti nei panni di Icardi, che vabbè, è cresciuto nell'Inter. Vedi che bene o male, sti cinesi qua, bene o male, vuoi che colpo a culo che dalla Sampdoria peschi uno come Skriniar? Prendi Nainggolan, che poi vabbè, io ho fiducia in Nainggolan e spero che ritorna quello della Roma di una volta. Poi lasciamo aperta la parentesi Nainggolan. Bene o male, cerchi di prendere Modric, poi fallisci perché grazie al cazzo di Real Madrid. E poi, con tutto rispetto, invece Higuain, ti vedi sto Milan che ti prende Paquetà, che dicono che è il nuovo Kakà. Poi magari, come noi abbiamo avuto il colpo a culo di Skriniar, loro hanno il colpo a culo di Paquetà, che è un fenomeno. Però per me è più parentesi Gabigol, come noi siamo stati imbranati con Gabigol, colpo a culo di Skriniar e colpo di sfiga di Gabigol. Però vabbè, ti vedi un Milan che prende sto Paquetà, ti prendi un Milan che, un Milan che ti piazzano là perché gli altri c'hanno Cristiano Ronaldo e ti dicono, cioè, a Torino ti dicono: ciao Gonzalo, non ci servi più, te ne vai a Milano naviglio rossonero. Così ti ritrovi in questo Milan qua per metà classifica, che magari già tanto per lottare di un posto in Europa League, se tutto va bene un quarto posto, dici vabbè, me ne vado da Sarri, che con Sarri ho fatto la mia stagione migliore al Napoli. Quindi secondo me Higuaín ragiona così, quello. Allegri alla Juve, cazzata. Cazzate enormi, ragazzi. Un saluto a tutti da Alessio Loddo. Mettete un like, commentate se è spenta pure la luce. E niente, è ora di chiudere il video perché si è spenta la luce della macchina. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, iscrivetevi al canale. Ciao!